Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi siamo ritornati finalmente dopo un po' di tempo sullo Skygrid su The Legend Craft. Ragazzi, come avevo preannunciato nello scorso video, avrei scelto un commento il quale poteva essere più utile, eccetera eccetera. Molti mi hanno detto: Luke, ci sta il bug che possono attraversare i muri con questo e quell'altro. Ho scelto uno dei primi che me l'ha detto e inoltre quello che me l'ha scritto in modo più dettagliato. Eccovi qui il commento di Federico Paradiso che dice: Luke, senti, io gioco nel server, ma non ti ho mai beccato in game. Volevo dirti che se metti il vetro come muro, i player possono entrarci con un bug che non posso dire, ma ce la fanno. Ti consiglio di fare una serie tra cobblestone o un materiale che ti piace, vetro e un po' di glowstone per la luce, magari sul tetto. Quindi ragazzi, mi ha dato un consiglio molto importante e mi ha svelato questo bug molto importante. Però comunque ringrazio in generale tutti coloro che me l'hanno riferito questo bug. E ragazzi, dopo aver sistemato tutta questa zona qui, sarà la prima cosa che farò. Quindi raddoppiare i muri, estendere il tetto per evitare tutti i bug. Perché la famosa piattaforma che adesso vi faccio vedere, no? Che si mette sotto, quel fatto del bug, già c'è, quindi quello non è un problema. Detto questo ragazzi, io vi ricordo che potete apparire in un video, come è stato fortunato Federico, tramite un commento utile, oppure vabbè un complimento o una critica costruttiva, perché no, e potete finire appunto in un video. Detto questo ragazzi, facciamo salutare YouTube e poi andiamo avanti. Ok ragazzi, non so mai chi saluterà, perché vi ripeto, qui ci entro quasi mai. Però vabbè ragazzi, apprezzo comunque chi mi saluta, no? Mi canale, vedete, subito spam, raga, che ci dobbiamo fare? Uno sfrutta l'occasione. Raga, è difficile crescere su YouTube, allora ne approfitto, raga, che ci state male. Comunque, detto questo, cosa andremo a fare oggi? Posso farti un regalino? Dobbiamo, come sempre, fare il lavoro della terra. Sì, ragazzi, ormai la terra ci sta perseguitando, ma ve lo porto nei video perché, vi ripeto, ho poco tempo per lavorare, tra virgolette, FK, quindi ne approfitto nei video mentre parliamo di cose. Anzi, vorrei farti vedere i miei 8 spawner di coni. Che sono i coni? Conigli, forse? Vediamo un po' ragazzi, io purtroppo non l'ho mai sentito questo ragazzo, quindi non so se fidarmi. Di conseguenza poso tutto il mio kit qua dentro. Vabbè ragazzi, tippiamoci da lui e vediamo un po' che cacchio ci farà mai vedere. Voilà, sei rabbi. Cioè, sto ragazzo è riuscito a fare una farm di conigli. GG, ma come l'avrà? Allora, i conigli ragazzi, se non sbaglio, si possono ottenere, non vorrei dire una cacheta, il regalo, anche un regalo, si possono ottenere solo con il coniglio. Maronna, maronna, facci la pizza di Pompei. No raga, a parte scherzi, quanti soldi, quanti minchia da soldi. Cioè raga, mi ha fatto un regalone. Grazie mille iReflex Dado 03, se ho detto bene il tono. Guarda qua, proprio cose segrete. Ma to raga, ma questo c'ha una casa che è una cosa incredibile. C'è una casa, una base, ma è da... E la madò! Raga, questo qua nerda come non so che cosa! E la miseria! Grazie! Raga, ho scritto oh my god all'inglese, comunque veramente è una cosa impressionante. Sì, però quei cosi lì li devi togliere, che sono brutti. Maronna, guardate che cacchio di... No, no, sì, madò, sì. No, davvero, raga, gli sto facendo anche i complimenti, ma è davvero bello. E come ti suol dire, stick you forever! Comunque raga, davvero è bellissimo. Guardate che bellezza questa base. Oh, wow, wow, wow. Ripeto raga, queste cose mi stanno sul cazzo, perché vedere questi blocchi volanti sono brutti. Però, cioè raga, ma stiamo a scherzare? È bellissima. Che poi sta cosa non so che è, però è bellissima. Davvero, wow, wow, wow. Questo ragazzo davvero ci ha lavorato tantissimo. La prima volta che visita una base di qualcun altro, ed è davvero una cosa impressionante. Tu vai a farmare ora? Yes, diciamo di sì, anche se in realtà devo piazzare blocchi. Però ragazzi, io ve l'ho fatto vedere veloce veloce, ma wow, è davvero impressionante. Una base enorme, se non di più. Cacchio ci sta, che ci nascondi? Vediamo un po' che ci nasconde e poi ce ne andiamo. Che ci sta? Ah, tipo un magazzino, credo. Comunque ragazzi, andiamo alla nostra home, ma davvero sto ragazzo ha creato una figata. Ma davvero, è davvero stupendo. Comunque ragazzi, noi dobbiamo andare a fare il lavoro dei blocchi, però ci serve il picco 1, che dobbiamo rimettere al nostro posto qua. Mettiamo in ordine l'inventario. Ok, poi andiamo qua, rimettiamoci l'armatura e andiamo a sostituire i blocchi. Cioè, sto ragazzo è davvero wow, perché mi ha fatto un regalo della maronna. Perché 200.000 ragazzi, fidatevi, non sono pochi. Calcolando che ero a corto di money, ero al verde. E poi c'è una base della Matoshka, raga, ma è bellissima. Molti magari ce l'hanno anche meglio, raga, ma tra tutti quelli che ho visto è il migliore.
anche se state il primo. Quindi ragazzi, non vi disperate. Allora raga, io lo sapete che faccio? Prendo più o meno due stack di questa terra qui. Sì, magari me li fai comprare. Ok. E uno stack, no, sì, allora sì, strunz. Ok, allora uno stack di questa verde, in modo che alterniamo un pochettino e si sviluppa più velocemente l'erba. So ragazzi che in questo momento magari è un po' noioso questo fatto che io scavo, metto terra e dopo terra metto scavo. Non vuol dire un cazzo quello che ho detto, però raga, è una cosa che si deve fare. Vi ripeto per l'ennesima volta, ho avuto poco tempo la scorsa settimana, magari questa qui speriamo che inizi meglio. Infatti ragazzi, buon lunedì a tutti. Tra tutte le cose sconvolgenti non ho avuto il tempo di augurarvi un buon lunedì, però ve lo dico adesso, meglio tardi che mai. Allora, signor, il problema di questo server, raga, continua a laggare. A me quello mi dispiace moltissimo, perché anche è vero, ragazzi, che il Prison lagga di meno, quindi ti viene anche più voglia andarci a nerdare magari. Qui invece, parlo per opinione personale, mi viene meno voglia. Però credo che sia una cosa che molti condividono, sinceramente, perché, ci credo. Allora, piazziamo tutto qui bello bello e andiamo qua. Ragazzi, comunque, per chi c'era ieri, che era domenica appunto, ho fatto una live streaming in cui appunto creavo delle grafiche, facevo delle cose, dei lavoretti così per cazzeggiare. E mi ha fatto piacere, qualcuno mi ha seguito, nonostante magari poteva essere una live, anzi poteva, sia stata una live abbastanza moscia, perché non è che quando fai le grafiche c'è stato tanto da ride, perché comunque devi essere concentrato e stavo abbastanza zitto. Mi fa piacere che molti hanno supportato, ragazzi, ci sono più di 15 like lì sotto, per essere una live grafica, non di Minecraft, eccetera. Quindi davvero apprezzo il vostro apprezzamento, che hanno apprezzato l'apprezzatura, cioè mi fa piacere. Un'altra cosa che apprezzo, ragazzi, è soprattutto il vostro supporto sotto questi video, perché davvero mi state lasciando contentissimo, che state lasciando i big like, perché comunque lo scorso video, se non sbaglio, è arrivato a 26 like, non vorrei sbagliarmi. Per me, ragazzi, sono abbastanza per portare avanti la serie, però se ne volete lasciare un poco in più, qua tutto ben apprezzato, perché non mi offendo mica. State tranquilli che io non mi offendo. Allora, raga, prendiamo, rompiamo il blocco di terra. E dai, signori, signorina, rompa lo blocco di terra. Sì, maronami, raga, quante volte lo devo rompere? Cioè, raga, guarda. E questo perché, ragazzi, non credo sia un mio problema, credo, perché ho comunque 100 di ping, sì, è tanto, ma c'è gente con 700 di ping che riesce a giocare, perché, ragazzi, il ping è il ritardo con il quale svolge l'azione. Per esempio, 700 di ping, se non sbaglio, è 7 secondi? No, oddio, no, 7 secondi sto esagerando. Comunque, 700 di ping, un po' in ritardo, troppa la roba, per fare un esempio. Invece in questo caso è proprio il server. Io ho 68 di ping, che è difficile da vedere nel mio caso, però comunque laggo. Quindi raga, io non vedo l'ora che il server lo sistemano, perché dovete capire, è anche noioso vedere spaccare un blocco 40 volte. Poi solo che è noioso, ti sfracassa i cosiddetti, non è una cosa bella. Raga, allora sapete che faccio? Io proprio come bimbo cattivo mi prendo la pala e adesso spacchiamo tutto con la pala, signora. Guardate che cacchio combino. Ma non è perché lo rompeva a mano, è per questo che non droppava, raga. Io purtroppo non so come è fatto il sistema qui anglosassone, quindi può darsi pure che è per quello. Cioè, ragazzi, inoltre ci dice Airflex Dado 03 che lui ha 12 milioni, quindi non mi devo scandalizzare per quel regalo. Per lui magari so pochi. Ti sei scandalizzato, e come no? Comunque davvero grazie ancora per il regalo a Reflex. Poi Reflex è la marca da fotocamera, infatti non si chiama Reflex, sono io che lo chiamo Reflex, ma fa simpatico, capito? Ok raga, a parte gli scherzi, piazziamo quest'ultimo part qua, anzi piazziamo i verdi perché fa sexy. Magari adesso, ragazzi, continuerò a FK a fare tutto questo. Ok, buco a tappeto. Inoltre ci dice, con questo ti consiglio di ampliare la farm. Cioè praticamente ha detto, vedi quanti big money c'ho, strunzo poraccio, fai come a me e te li fai pure tu. Raga, io dovrò cominciare a farmare un pochettino. Farmare. Ma chi è morto qua? How to claim land? Click land to protect your stuff. Click. Come claimare una cosa? Cioè, ragazzi, è entrato qualcuno qui, forse col bug. Ha provato a claimare, però non c'è riuscito ed è morto, tipo. Raga, abbiamo beccato. Oh, maronna mia! Ci volevano fa fessa a nu. Sì, raga, quando mi partono queste cose in dialetto, capite che lo faccio apposta, Comunque, detto questo, ragazzi, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Stavo morendo Minecraft, ok, si è ripreso. Quindi, mi raccomando, lasciate like che mi state piacendo, come state supportando la serie. Commentate il video, condividetelo perché è molto importante. Iscrivetevi al canale e ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!